Ciao, in questo video impareremo questo riff che hai appena ascoltato in slap. Partiamo con un mi a vuoto. Allora, la prima frasettina fa mi a vuoto. Un emme rondo diesis re, una ghost note sulla corda di mi e poi uno strappato sulla corda di sol a vuoto. Poi avrò ancora due mi. Fatti con il thumb in levare di ottavo, vedrai qua sotto la partitura. Una ghost note sulla corda di mi o anche sulla potrebbe andare bene. E un emmeron strappato, plac, tasto 7 e 9 in emmeron, corda di sol, andrò a prendere le note re e mi. Quindi tutta la prima, le prime due battute, mi. Perfetto. Seconda battuta, la prima parte uguale. Fino qua. Anche la ghost note viene fatta sempre in levare di ottavo. La partitura la propongo forse su una corda di re. Ora io l'ho suonata sulla corda di mi, è uguale. Le ghost note comunque suonano, dovrebbero suonare uguale su tutta la tastiera. Ok, adesso l'ho suonata qua. Qua sopra andrò a prendere un la acuto, tasto 14, corda di sol, con uno slide, e poi il sol, tasto 12, corda di sol, con un bel vibrato fatto molto veloce, per dare un po' questo tiro funk al riff. Proviamo a farlo più lento insieme.